Oggi è stato approvato l'articolo 1, insomma Renzi tira dritto, eppure apre al dialogo. Secondo lei che senso ha? A me sembra quando Woody Allen si intervistava da solo, non so se ve la ricordate, quando faceva tutte e due le parti spostandosi nell'inquadratura. In realtà non c'è nessun dialogo, c'è un ammorbidimento dei toni, potremmo definirlo così, dopo aver dette di tutti i colori, soprattutto la ministra Giannini, diciamo, che è stata molto pesante nei confronti degli insegnanti. Ci sono le elezioni regionali, ci sono tante preoccupazioni per il consenso del Partito Democratico, forse Renzi ha usato questa mossa retorica per evitare lo scontro frontale, però di fatto noi stiamo votando più o meno quello che Renzi aveva detto. Il lavoro delle commissioni è stato generosissimo da parte dei parlamentari, anche di maggioranza, ma devo dire che le mediazioni sulle questioni fondamentali sono state molto povere, molto piccole. La maggioranza del PD che viene qui in piazza a dire noi siamo d'accordo con voi, studenti, insegnanti, siamo d'accordo con voi, poi entrano dentro e fanno tutto il contrario. Abbiamo sempre visto. Sono la carne di cannone di Renzi, li manda in avanscoperta, prendono gli insulti, dicono ci faremo tramite, faremo da intermediari con il governo. Poi entrano lì dentro, si fanno un prosecchino e finisce il problema. E così alcuni del PD continuano a votare il PD perché pensano che all'interno del PD vi sia una parte pulita. Renzi è semplicemente un bugiardo, come ha mostrato sin dall'inizio del suo premierato. E quindi lui cerca di blandire le persone facendogli pensare che aprirà il dialogo. Non lo sta facendo, per questo serve la mobilitazione e servirebbe soprattutto che in Parlamento i parlamentari che non condividono questa posizione di Renzi li votassero contro e lo mettessero sotto. Non si capisce perché un governo che a questo punto al Senato è in minoranza debba continuare a fare danni. O si apre credibilmente un processo di cambiamento del PD, oppure bisogna prendere atto che il PD sta andando a un'altra parte, non è più il partito della sinistra e quindi bisogna trarne le conseguenze. Ma guardi, al di là di quello che ha deciso Civatio, che possiamo decidere, Fassina, io e altri, il problema è che questa gente se ne sta andando dal PD. È ovvio che per quello che mi riguarda, se non ci saranno correzioni significative sui punti fondamentali, assunzioni, poteri dei presidi e finanziamento con il meccanismo del 5 per 1000, è evidente che non ci sarà un voto favorevole, sarò conseguente con questa battaglia e con questa mobilitazione. Renzi dice sì al dialogo. Mi pare un dialogo molto con se stesso e con i suoi collaboratori più stretti, perché se questo dialogo poi non si traduce in cambiamenti sostanziali rischia di assomigliare molto alle direzioni del Partito Democratico, sapete come si fanno. Renzi fa una relazione di un'ora e un quarto, poi si fa finta di ascoltare tutti e alla fine si vota esattamente quello che Renzi ha detto all'inizio. Quello non è un dialogo, ma è la finzione di un ascolto che non produce nessun avanzamento. Non abbiamo votato il Jobs Act, non abbiamo votato la fiducia sulla legge elettorale, la fiducia al governo, non abbiamo votato la legge elettorale. Adesso siamo impegnati a cambiare questa riforma. Non è che il meccanismo è che ogni volta noi siamo quelli che devono dimostrare qualcosa. Mi permetto di rovesciare il ragionamento. Sulla scuola è il governo che deve dimostrare qualcosa. In primo luogo una capacità di ascolto e una sensibilità verso la parte del paese che oggi protesta. Dimostrate contrarietà votando a favore. No, non è così. Noi stiamo facendo una battaglia in Parlamento, abbiamo depositato degli emendamenti e naturalmente quegli emendamenti noi li difenderemo e li voteremo. Poi alla fine di questo percorso, cioè nei prossimi giorni, credo mercoledì, giudicheremo il testo che sarà uscito dal dibattito parlamentare ed esprimeremo una posizione. Le difficoltà e le chiusure che vengono dal governo e anche i tentativi abbastanza patetici di raggirare gli interlocutori attraverso la lezioncina, la lavagna, nonostante questo il Parlamento è un'altra cosa e in Senato soprattutto vi possono essere le condizioni per una correzione.